Vai. Buongiorno, Andrea Libero Gioia, nuovo movimento di resistenza e resilienza italiana. Sono qui con Orazio Ferniani. Noi stiamo rappresentando semplicemente gli interessi del popolo e siamo qui a difendere gli interessi del popolo, perché noi difendiamo la libertà, la verità e soprattutto i diritti costituzionali e i diritti fondamentali della Carta dell'Uomo Noi eravamo andati poco fa, Prego, Orazio tre Ferniani. ore fa, tre quarti d'ora fa, alla stazione dei Carabinieri per depositare le querele, perché sono tre, e ci hanno, diciamo, rinviato a dopo, perché tutte le macchine, tutte le pattuglie sono fuori in pattuglia per le problematiche. E mi diceva il ragazzo lì, il carabiniere appena assunto, di primo pelo, mi diceva: ma lei perché viene qui? Per quale motivo? Gli ho detto: scusi, ma perché dovete fare la denuncia? Gli ho detto: scusi, ma lei perché c'ha come si chiama? La mascherina? Perché c'ho la mascherina? Allora glielo spiego io, però se lei mi fa depositare le querele, lei può anche documentarsi meglio. Dice: no, allora adesso però non c'è un sottufficiale per poter recepire Le querele. le querele, per cui praticamente dovete tornare fra un paio d'ore. E noi fra un paio d'ore torniamo. Intanto ci avvantaggiamo dando informazioni a voi. Allora, noi qui abbiamo fatto questa querela, come sta facendo vedere, che è un'altra rispetto a quella che abbiamo fatto prima contro il 5G, e questo è invece contro il coronavirus. Adesso ci arriviamo. E contro, in particolare contro il comportamento del presidente Sergio Mattarella, del primo ministro Giuseppe Conte, del ministro della Sanità Roberto Speranza, ministro dell'Economia e Finanza Roberto Gualtieri, ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede, presidente della AGCOM Angelo Marcello Gardani, presidente del Consiglio dei Ministri, anzi la presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vicinanza dei servizi auto e radiotelevisivi, presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sindaci interessati alle violazioni qui denunciate, ai prefetti delle province interessate alla sospensione dei diritti costituzionali, a capo della polizia, ai direttori responsabili delle principali testate giornalistiche, radiofoniche, televisive e quant'altri, per attentato contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità, istigazione a delinquere, pubblica intimidazione, falsità materiale di vario genere, diffamazioni di istituzioni di Stato estero, danno erariale, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, procurato allarme presso l'autorità, abuso della credulità popolare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa diciamo? Diciamo che c'è in atto questa situazione di emergenziale, di eccezione, come la chiamano loro, che è una cazzata abissale anche come nome, ma in cui si dice: qui riprendiamo una denuncia, la nostra denuncia precedente del 25 febbraio. Praticamente questa è una non solo integrazione, ma un altro risvolto che non avevamo preso in considerazione all'epoca per vari motivi. Poi No, vediamo. perché col tempo si sono sommate naturalmente le infrazioni commesse Sì, da ma non questi è solo signori. quello, è proprio Certo. un punto focale di un profilo che non avevamo esaminato. E quindi che cosa abbiamo preso? Abbiamo preso quella che appunto diceva lui, l'evoluzione vera di questa pseudoepidemia o pandemia, peggio ancora. E qui ci sono i dati, come abbiamo detto anche prima, abbiamo citato, dell'Istituto Superiore della Sanità, che dicono esattamente i numeri veri, crudi e nudi, veri, dove, fra le altre cose, si evince che il 28 al 28 marzo avevamo avuto 10.023 morti. E poi ho, giustamente per far vedere la progressione, aggiunto l'altra cartellina del 29 marzo, quella successiva, in cui si evince che il giorno dopo erano 10.779, con un incremento di circa 750 più o meno. Ecco. Quindi che sta a dire? Qua ci sono tutti una serie di dati che adesso esaminiamo e vediamo che risultato portano, perché i numeri non tradiscono mai, bisogna solo saperli leggere, ovviamente, no? E allora che dicono? Vediamo, tralascio altre considerazioni di altro genere per andare ai numeri, e sui numeri non c'è da discutere niente. Allora, il nocciolo della questione è questo: qui si tratta di capire se sussistevano e o sussistono le motivazioni sanitarie, giuridiche e politiche, oltre che sociali ed economiche, per dettare questa valenza emergenziale,
tale da giustificare la gravissima dichiarazione appunto di stato di eccezione. L'elemento essenziale della questione è, visto la definizione di epidemia più volte sopra riportata, che poi dopo lo rileggiamo, la domanda è: sussiste il grave rischio e pericolo per la popolazione da dover giungere a questa decisione? Tralasciamo ogni altra più futile considerazione e andiamo al bollettino di oggi 28 marzo 2020 che esaminiamo, ed esaminiamo i numeri della tabella delle statistiche. Quindi, abbiamo oggi raggiunto la ragguardevolissima somma di 10.023 deceduti su 429.526 tamponati, vale a dire una percentuale del 2,33 della popolazione esaminata. Che già così è una dimensione che assolutamente non giustifica questo immane caravanserraglio scatenato da battage mediatico delle televisioni di Stato e private, che hanno fatto a gara chi sparava la bufala più eclatante, poi mettono le mani avanti facendo la pubblicità televisiva sulle banali bufale degli altri, quelle che dicono che i felini fanno male, ci attaccano i virus, delle cazzate abominevoli che già un bambino delle elementari capisce che è una gran cazzata. Però loro lo devono evidenziare, perché le gran cazzate loro, siccome sono, diciamo, orchestrate bene e quando ripetita iuvant, no? Cioè quando dice una bugia, pure se falsa, platealmente falsa, la dice uno è una cosa, la dice cento un'altra, la dicono centomila e centomila volte diventa una realtà, una verità. E allora, andando a verificare meglio, si scopre che i dati riguardano i tamponati, cioè quei 429.526 sono semplicemente quelli esaminati e testati, cioè quella che è una infima parte della popolazione, quindi è però ma la concreta, oggettiva considerazione va fatta con tutti i contagiati che sono almeno un numero, che sono al momento un numero ignoto e quindi non possiamo farci niente. E però si possono confrontare i dati con l'intera popolazione e semmai confrontare i dati dell'influenza stagionale dello scorso anno, o meglio degli scorsi anni. Per fare un po' di numeri, prendendo per base i dati contenuti dalla tabella dell'Istituto Superiore della Sanità, che non abbiamo dubbio, appunto non c'è nessun motivo di mettere in dubbio, del 28 marzo, qui sopra, questa qua, è pubblica, basta che andate al sito web del Ministero dell'Istituto della Sanità, diciamo Superiore della Sanità, e le trovate. Tutti i giorni viene pubblicato una tabella riferentesi a quel giorno. E allora, che cosa si evince? Che ci sono 10.023 deceduti su 55.104.000 persone della popolazione italiana, e quindi per cento, e cioè lo 0,018, cioè significa 18 morti, così chiamavano le cose anche per nome, che si capisce bene, su 100.000 persone. 18 morti, scusate, su 100.000 persone. Ma vediamo le statistiche relative all'influenza stagionale negli scorsi anni, così facciamo un parallelo, no? Un paragone. Secondo il database di Istat, non è che diciamo dei dati a cazzo, diciamo i dati dell'Istituto Superiore Istituto delle Statistiche, Istituto Nazionale delle Statistiche. Secondo il database di Istat sulle cause iniziali di morte, ossia su quelle malattie che hanno condotto al decesso, nel 2017 i morti per influenza in realtà sono stati 663, come pure quelli morti proprio esclusivamente perché erano persone sane, si sono beccati il coronavirus, e di queste sono morte, mi pare, 23 persone al momento, 23, da che è scatenata la malattia, l'epidemia, la cosiddetta epidemia. No, e nel 2017 erano stati appunto 663 e nel 2015 erano state 316 nel 2016, 675 nel 2015, 272 nel 2014, eccetera, eccetera, eccetera. E poi negli anni successivi 411, 456, 615, 267, 510, 458 e 417 per arrivare al 2007. Questi dati qua. Però andiamo a vedere
i dati comparandoli fra quelli uguali, quelli della stessa categoria, no? Quindi fra il 2007 e il 2017 l'influenza che è stata causa iniziale della morte è stata solo per quel motivo lì che sono morti 5.660 persone in 11 anni. 5.060 persone, scusate, in 11 anni. E poi andiamo avanti, tralascio tutta una serie di considerazioni che non è il caso, perché non è il caso di dilungarsi oltre, però arriviamo a questo punto e dice, vediamo adesso i dati sui contagiati. Secondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, ogni anno le sindrome simili influenzali, ossia quelle che danno sintomi riconducibili all'influenza, coinvolgono circa il 9% dell'intera popolazione italiana, con un minimo del 4%, cioè circa 2,4 milioni. Osservato che nella stagione 2005-2006 è un massimo del 15% registrato nella stagione 2017-2018, con quasi 9 milioni di contagiati. 9 milioni di contagiati, ok? Allora, secondo i dati più aggiornati della Influnet, che è un altro sito web che è il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, che è specifico proprio su questo, da ottobre del 2019 alla settima settimana del 2020, cioè il 16 febbraio del 2020, il numero di casi stimati di sindrome simile influenzale è pari a circa 5.632.000 casi. In questa stagione? In questa stagione appena passata. Che terminerà a fine aprile. Che finiva, sì, a fine aprile. Anzi, l'8 maggio, sulla base delle statistiche ISET, ho letto. L'8 maggio di ogni anno vengono stilate proprio le gradatorie complessive di chi si è infettato di qualcosa, di qualche virus, di qualche influenza, chi è morto, e quindi vengono stilate le classifiche complessive, perché nella maggior parte dei casi, questi casi legati soprattutto all'influenza, sono legati all'inverno, quindi nei periodi invernali e di freddo. Abbiamo però i dati degli anni passati. Alla fine della stagione influenzale dello scorso anno i casi stimati, cioè appunto stimati, sono stati circa 8.104.000, un po' meno rispetto agli 8.677.000 registrati a cavallo fra il 2017 e il 2018. A fine aprile 2017 i dati stimati erano invece di 5.441.000, in aumento rispetto ai 4.877.000 dell'anno prima. Nella stagione 2014-2015 il numero dei casi stimati era stato invece di 6.254.000. E tralascio altre cose. Quindi, quando si parla di morti per influenza, bisogna fare attenzione ai numeri che ci sono in circolazione. Secondo i dati degli ultimi anni, in media circa il 9% della popolazione italiana contrae il virus dell'influenza, ma il tasso di letalità, cioè di mortalità, stimato per la sola influenza è dello 0,1%, ma non dell'intera popolazione, come ho detto prima, non dell'intera popolazione, ma degli contaminati, cioè di quelli che vengono contagiati. Che vengono verificati, sì. Contagiati, quelli che vengono contagiati e sono classificati nei registri dei medici di famiglia. Quindi sono dati certi, non a cazzo, a cappella, come si può dire meglio. No? Allora, tra il 2007 e il 2017 i morti diretti per l'influenza sono stati in media 460 l'anno, mentre le stime per i decessi indiretti vanno dai 4.000 ai 10.000 l'anno. Per quanto riguarda i contagiati, i dati delle ultime stagioni influenzali hanno mostrato un'ampia variabilità, con il 2017 e il 2018 che ha fatto registrare il numero più alto di oltre 8,6 milioni di contagiati stimati. Tralascio altre cose. Insomma, avete capito che quello che vanno raccontato sono delle emerite cazzate. Bufale, delle cazzate abominevoli. Tutti d'accordo sia nel privato che nel pubblico, tutti gli organi di stampa, tutte le televisioni più importanti hanno detto il falso.
No, ma vi ricordo quando ci fu il famoso caso in cui ci fu l'esposto, diciamo, ci fu un bellissimo intervento di Sgarbi proprio in diretta parlamentare. Come no? Ma non fu solo Sgarbi a raccontare questi dati, non fu solo Sgarbi a dire che era esattamente una pazzia andare verso un'emergenza. Gli altri non lo fecero sicuramente in maniera così colorita e così forte come lo fece Sgarbi quel giorno. Ma molti parlamentari dissero questi dati qua, eppure nonostante aver detto questi dati qui, ed è lì infatti che Sgarbi mi piacque quel giorno e disse: ma come, prima dite una cosa però poi alla fine votate nell'altra, cioè votate a favore di un'emergenza che emergenza non poteva essere dichiarata. Allora questo deve farci ragionare sul fatto che probabilmente anche gli stessi nostri politici, dal primo all'ultimo, anche i nostri parlamentari, evidentemente soffrono dei pesi, soffrono probabilmente il fiato sul collo da parte di qualcuno che non è un politico, o magari di poteri di quello che li paga, che stanno al di fuori. Io non voglio per forza dire che siano pagati, magari sono anche minacciati, ma un politico che viene minacciato deve prendersi la responsabilità di dimettersi se non può andare avanti e ha paura. Ma lasciare il paese in balia di poteri forti, che siano di privati collegati magari alle case farmaceutiche piuttosto che ad altre holding che riguardano magari il settore tecnologico o chi che sia, è assolutamente da persone veramente che non hanno a cuore il bene di questo paese, non hanno a bene il cuore dell'umanità stessa, neppure dei loro figli, dei loro assolutamente, parenti. E questo vi deve far ragionare su chi in questo momento sta governando questo paese. Allora, questa è, ascoltate bene, è parte della denuncia anche questa, è la tabella, diciamo il diagramma della letalità, della mortalità degli uomini, della popolazione secondo la gravità. Allora, il primo, questa striscia più lunga, è la malattia cardiovascolari per cui si muore in Italia, è il motivo principale di morte in Italia. Questa che vedete qui è la morte per la stimata, per diciamo sui dati oramai consistenti per poter fare una stima molto vicina, molto vicina alla realtà, dei morti per coronavirus. Questi qua, guardate la differenza. La prima linea dei coronavirus, questa qua piccolina, è quella importante. Allora, il coronavirus, mortalità per coronavirus, è al 28° posto in Italia. Questi dati sono ricavati dalla Sole 24 Ore, del quotidiano Sole 24 Ore, che penso nessuno possa mettere in dubbio, visto che è un quotidiano accreditato a livello internazionale. Allora, andiamo avanti. Ma la cosa importante che abbiamo denunciato stamattina con questa querela è il fatto che, ribadiamo, che tutte le personalità di spicco, degli immunologi, degli infettologi e quant'altro, o degli epidemiologici, eccetera, sono tutti compatti sul fatto di dire che è una follia questa emergenza, lo dicono in tutti, il tasso di mortalità è bassissimo e molto contenuto, questa non è un'epidemia, il virus è presente ma il suo ruolo non è... Per esempio il professor Giulio Tarro la stessa cosa, e ricordiamo Giulio Tarro viene riconosciuto come uno tra i più grandi esperti a livello mondiale come virologo. Iniziamo a capire quali personaggi pure si stanno affiancando giustamente al popolo della verità che abbiamo formato con la nuova resistenza e resilienza italiana. E andiamo avanti e arriviamo al decreto legislativo 31 luglio 2005 numero 177, che è il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Quindi appare evidente da quello che abbiamo detto, da tutto quello descritto, dalle statistiche che abbiamo in mano sia sul pregresso che per il futuro e sugli anni passati, che questa emergenza, stante le premesse evidenziate, non esiste alcuna epidemia, non esiste alcuna emergenza e quindi alcuna motivazione per dichiarare lo stato di eccezione, come lo chiamo, lo stato di emergenza, e soprattutto che si sono utilizzati tutti i mezzi di comunicazione per raggirare la pubblica buona fede, è un reato grave, molto grave. Appunto, andiamo al decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, vigente al 26 marzo 2020, cioè all'altro ieri.
perché dice all'articolo 7, eccolo qua, all'articolo 7 dice una cosa importante: principi generali in materia di informazione e ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Comma 1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolto rispetto dei principi di cui il presente capo. La disciplina dell'informazione radio-televisiva comunque garantisce A. la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni. Tralascio altro. Punto E. L'assoluto divieto, ascoltate bene, di utilizzare metodologie tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. Allora, questo dopo ci ritorniamo. Poi anche all'articolo 5, il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiovisivo risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa. E qui c'è tutto un altro ragionamento da fare. Arriviamo all'articolo 10. Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E dice, articolo 10, abbiamo detto, comma 1, l'autorità nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge assicura il rispetto dei diritti fondamentali delle persone nel settore delle comunicazioni anche mediante servizi di media audiovisivi e radiofonici. 2. L'autorità in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti anche se non trasposte in testo unico e in particolare le competenze di cui la legge 6 agosto 1990 numero 223 e 16 novembre 1995 numero 481 e, luglio, e 31 luglio 1997 numero 249. E dove stava? Questo lo dico io, lo dice Andrea. E dove stava e sta in tutto questo la AGCOM, l'autorità? Tralasciamo altro, aspetta. Allora, sì, cosa? Che altro aggiungere se non che la strategia cerchiatrice dei cosiddetti privati in realtà consiste in una dozzina di banche mondiali, magari pure sotto una infinità di diverse sigle e loghi, anche farmaceutici e vaccinisti, ha come fine ultimo la distruzione dei legami sociali della stessa nostra civiltà e l'instaurazione di una dittatura monetaria schiavizzante per le future generazioni, se non si interverrà attraverso un generale presa di coscienza e di civismo sociale a smantellare questo infame progetto, a cominciare da questa Procura della Repubblica. Allora, qui appare evidente che chi doveva vigilare non ha fatto un cazzo. Capito, signori? Qua ci sono delle norme ben precise, chiarissime, inderogabili, inalienabili, indifferibili, indefettibili, tutte andate a ramengo e eluse da parte di chi avrebbe dovuto in prima persona, il primo diciamo ostacolo, il primo scoglio che doveva incontrare questa modalità di tempestamento della pubblica opinione attraverso la falsità di questa manovra di comunicazione, il primo diciamo guardiano che avrebbe dovuto intervenire non è intervenuto ed è lì il primo responsabile di tutta sta porcheria. Ah, a proposito, ecco, non leggo una cosa che è importante. Allora, una cosa importante. Allora, noi nella precedente denuncia che abbiamo fatto il 25 febbraio avevamo consegnato una copia della denuncia anche all'autorità AGCOM. Eccola qua. E qui la AGCOM ci risponde.
l'oggetto querela denuncia contro il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, testate giornalisti, radiofoniche, televisive e altri per false comunicazioni, abuso della credibilità popolare, procurato allarme e altro. E qui risponde il vice direttore dell'AG, dottor Giuliano Votano, o Votano. Nel ringraziare per l'interesse senti che mellifluità, no? Nel ringraziare per l'interesse dimostrato, si rappresenta che questa autorità non ha competenza in materia di ipotesi di reati penali, seppure commessi attraverso comunicazioni di cui alla cui vigilanza è preposta. Tanto premesso, preme rassicurare che tutte le attività di monitoraggio e vigilanza di competenza dell'autorità in materia di accesso ai mezzi di informazione vengono svolti puntualmente e in maniera trasparente, nel pieno rispetto delle disposizioni attuali vigenti, per ulteriori informazioni sulle attività e bla 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 bla. Allora, adesso abbiamo fatto questa nuova denuncia, proprio per denunciare specificamente questa società, la AGCOM, l'istituzione, che è vero che non ha competenze in materia di ipotesi di reati penali, ma ha però l'obbligo della segnalazione all'autorità giudiziaria, quindi non è vero che non ha l'obbligo di intervenire, non ha l'obbligo di intervenire direttamente, ma di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria come qualunque altro istituzione di authority in Italia, delle 11 authority italiane, che quando vedono che c'è qualcosa che non funziona e c'è un fumus di reato penale devono segnalarlo immediatamente. In quanto pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, perché un direttore di un'istituzione pubblica è anche quello, lui in qualità di pubblico ufficiale ha l'obbligo di segnalarlo al suo relatore competente in materia, è chiaro. Ma tanto premesso, preme assicurare che tutte le attività di monitoraggio e vigilanza di competenza dell'autorità in materia di accesso ai mezzi di informazione vengono svolti puntualmente in maniera trasparente. Non è vero un cazzo, perché come ho dimostrato avendo letto quella serie di leggi che ho appena letto adesso, gli articoli di legge del testo unico delle telecomunicazioni e di altre leggi, in particolare qui, ecco, abbiamo detto il decreto legislativo del 31 luglio 2005 numero 177 e poi anche degli altri che ho citato, che qui non sono, diciamo, essenziali, dove appunto si dimostra che l'autority ha tutta una serie di obblighi istituzionali, non di ipotesi istituzionali, ma di obblighi a dover intervenire pesantemente con sanzioni pecuniarie. Scusate, seguito tempo. Quindi, che cosa possiamo dire di tutta questa storia? Possiamo dire assolutamente che dobbiamo continuare a raccontare la verità. Noi vi stiamo dimostrando il nostro coraggio, ci state dimostrando il vostro coraggio con la denuncia che avete fatto fino adesso, ci è pervenuto un dato che corrisponde più o meno a 12.000 denunce, quindi è stata appoggiata già da 12.000 denunce, abbiamo già lavorato per formare un pool di avvocati, questo dobbiamo dirlo, naturalmente il mondo dell'avvocatura inizialmente è stato intimorito probabilmente da questa denuncia, perché è chiaro che andando ad attaccare direttamente gli organi principali del Parlamento, gli organi principali dello Stato, del Ministero, addirittura il Primo Ministro e addirittura fino ad arrivare al Presidente della Repubblica, a molti, anche a stessi avvocati, ha spaventato. Ma se 12.000 cittadini hanno fatto questo ha convinto molti avvocati invece a darci retta, tant'è vero che siamo stati contattati proprio da diversi avvocati, stiamo formando un pool, se dovremmo cambiare qualche virgola, qualche cosa di questa denuncia ve lo faremo sapere, in ogni caso diventerebbe semplicemente un'integrazione di quella che molti di voi già hanno fatto, in ogni caso a breve, appena avremo la firma su questa denuncia che verrà appoggiata anche da un pool di avvocati, ve la presenteremo in PDF, ve la presenteremo perché vogliamo dare coraggio a tutti quelli che anche ci hanno chiamato. Più pusillanimi. Certo, ci hanno chiamato dicendo che tengono famiglia. Non è stata scritta. No, che tengono famiglia loro, come se noi fossimo figli di madre noi anche di madre vedova, però figli unici di madre vedova, ricordo che non anche prole. La Costituzione stessa prevede proprio che chi venga a sapere di qualcuno che sta facendo qualcosa che va contro la Costituzione, contro l'interesse comune e soprattutto addirittura mette a repentaglio non solo la salute ma proprio la vita delle persone, ha il dovere morale, non civico, solo. Etico no, di difenderla solo, a tutti i costi. Ha l'obbligo di intervenire, è diverso. Certo, quindi il problema non per niente, io ho consegnato per tutti questi anni questo 1.600.000 copie della Costituzione proprio perché volevo che capisse
la fondamentale importanza di conoscere i propri diritti e doveri, perché nella maggior parte dei casi molti di noi si è disinteressato nel tempo. Beh, questo è un periodo storico che insomma ci ha visto sicuramente più sul pezzo, e ha visto più sul pezzo molte persone che adesso stanno iniziando a capire, perché magari non sono distratte dal grande circo multimediale collegato al lavoro e quindi agli impegni lavorativi, del calcio, lo sport e tutto quant'altro. Quindi, essendo concentrati a casa, avete avuto modo di capire lo sforzo che noi facevamo già da prima, e finalmente ci state dando conto di tutta la fatica. Però ecco, quello che voglio e ci tengo sempre a dire è che a un uomo come questo, Orazio Ferniani e Giorgio Vitali, riconosciate il merito veramente di aver difeso, e li nominate proprio come veri e propri guardiani della Costituzione italiana e dei vostri diritti. Quindi ecco, questo sarà il Cesare che torna, date a Cesare ciò che è di Cesare, perché deve essere assolutamente riconosciuto questo a queste persone. Io l'ho conosciuto solo negli ultimi anni, naturalmente io, forse più sensibile di molti altri, naturalmente ho percepito immediatamente la grandezza di questi uomini e mi sono subito messo al loro fianco. Anzi, per me, come ho già detto in altre interviste, sono rimasti sempre e comunque dei mentori, e io spero, ecco, ripeto, faccio un grandissimo saluto a Giorgio Vitali, non vedo l'ora di rivederlo, ci sta mancando in questo contesto, perché un'anima saggia come la sua in questo contesto sarebbe stato molto molto utile, sicuramente molto utile, e la stiamo avvertendo. Però ecco, cerchiamo di difenderci bene anche senza di lui, ma noi sappiamo che comunque l'energia nostra è con lui. Vi invito ad augurare la stessa energia proprio a Giorgio, che in questo momento è ancora ricoverato a Roma in ospedale, in quarantena, si sente meglio, quindi ci teniamo a rassicurare chi dovesse essere preoccupato di questa notizia o l'avesse appresa solo ora. Sta molto meglio, ha superato comunque, sembra, il problema, però ecco, fino a che non esce vogliamo rimanere assolutamente positivi, ma siamo ancora preoccupati per lui, quindi non vediamo l'ora di riabbracciarlo e di averlo qui con noi a fare i prossimi video e a denunciare le infamità di chi prova a mettere in ventaglio la vita e soprattutto la salute delle persone che vivono in questo paese. Grazie. Sempre so long. E ricordate, entrate nei blog di Nuova Resistenza Resilienza Italiana, è molto importante. Stiamo formando a livello regionale dei gruppi che permettano ad ognuno di voi di organizzarsi nel proprio territorio, ed è per questo che lo stiamo facendo. Quindi, come al solito, Alba Mediterranea, The Walk of Change, e in questo caso il nuovo movimento che si è venuto a creare, nuovo movimento di resistenza e resilienza italiana, sempre e comunque a favore del popolo, quindi a favore di vostro, a favore nostro, a favore di tutti noi. Grazie ancora.